Anticipazioni Beautiful. Lunedì 28 settembre 2020. Vinny si dice offeso per non essere stato invitato alle nozze di Thomas e le offre della droga che il giovane finisce per accettare. Magari renderà le sue notti con Hop più bollenti, visto che stanno per partire per la luna di miele. A casa di Steffi, l'euforia di Liam non trova fine. Abbraccia Phoebe e comincia a chiamarla Beth. Steffi lo invita a ritornare con i piedi per terra e a spiegargli cosa sta succedendo. Lui afferma di aver contattato la clinica dove Flo dice di aver partorito la bambina. In realtà non figura come paziente. Poi il ragazzo esce di casa, determinato a raggiungere Hope. Poco dopo, Douglas torna in salotto e chiede alla zia se è arrabbiata con lui. Steffi lo coccola, non potrebbe mai esserlo. Flo nel frattempo arriva a casa di Wyatt determinata a confessargli lo scambio di culle. A un tratto, proprio quando sta per cominciare con fatica il suo racconto, ecco spuntare Liam, che come una furia spende dure parole per la ragazza. Dice che sapeva tutto dall'inizio. Perché adesso non ammette davanti a Wyatt di non aver mai partorito in vita sua e che quindi Phoebe è un'altra bambina? Wyatt chiede al fratello di calmarsi, ma il giovane non ci riesce. E prega Flo di ammettere la verità. Non ha mai dato alla luce la bimba adottata da Steffi. Ci sono tante prove che lo testimoniano. Wyatt si scaglia contro il fratello quando a un tratto la Fulton confessa di essere vittima di un intrigo. Sbalordito, il suo amato la guarda negli occhi, mentre Liam la obbliga a dire il nome di chi ha messo al mondo quella piccina. Non può e non deve nasconderlo più. In preda ad una crisi di pianto, Flo fa il nome di Hope Logan,